La seconda, questa parte, adesso facciamo due cose. Uno, rivediamo definizione formale di automa e così rifissiamo dopo la pausa nuovamente tutta la definizione. Poi facciamo qualche esercizio su espressioni regolari. Non rimane molto, però qualcosa facciamo. Bene, quindi espressioni, automi a stati finiti. Dopo aver fatto la definizione informale, rivediamo formalmente la definizione matematica di automa a stati finiti. Allora, un automa a stati finiti è... Perché ci serve? Perché potremmo fare le definizioni e ci serve anche per rivedere senza ambiguità tutto quanto abbiamo visto finora. Allora, noi abbiamo, dal punto di vista formale, abbiamo due insiemi. Uno è l'insieme degli ingressi, dei possibili ingressi. Ricordiamoci, a ogni istante, a ogni passo di calcolo, noi leggiamo un input da questo ingresso, da questa stringa degli input. E poi abbiamo un insieme S che è l'insieme degli stati. Ad esempio, negli esempi visti prima dei caratteri in ordine, l'insieme dell'input erano i caratteri A, B, C, D. L'insieme degli input dei caratteri A, B, C, D, l'insieme degli stati erano 0, 1, 2, 3. Nell'esempio visto prima del riconoscere le stringhe di bit che rappresentano numeri maggiori di 4, i caratteri di input erano solo i bit 0 e 1 e gli stati erano quelli da 0 a 7. Poi noi rappresentiamo con S maiuscolo l'insieme di tutti gli stati e per definizione S con 0 è uno stato speciale che rappresentiamo come stato iniziale. E gli stati finali sono gli stati segnati da un doppio cerchio. Ovviamente negli stati finali dobbiamo avere ragionevolmente almeno uno stato finale, ma in generale l'insieme degli stati finali A è un sottoinsieme di tutti i possibili stati. Quindi, e a questo punto vediamolo in questo caso. Se questo nell'esempio dei caratteri in ordine, l'insieme degli stati erano gli stati 0, 1, 2, 3, lo stato iniziale è lo stato S0 e gli stati sono tutti finali, quindi l'insieme A degli stati finali coincide con l'insieme S. Nel caso invece dell'automa, dell'esempio visto, il numero di codifica di un numero maggiore di 4, abbiamo 8 stati da 0 a 7 e come stati finali l'insieme A è dato dagli stati 3, 5, 7. Quindi, poi, per dare una definizione formale, l'altro elemento mancante, l'ultimo elemento mancante, è quello che ci permette di dire in seguito a un input noi passiamo da uno stato a un altro stato. Quindi, in termini matematici, cosa vuol dire? Io mi trovo in uno stato, ho un carattere in input, vado in un altro stato. Quindi sto definendo una funzione matematica che ha come dominio il prodotto cartesiano insieme degli stati, insieme degli input e come codominio calcola un nuovo stato. Quindi dovrebbe essere abbastanza chiaro che la funzione che fa cambiare stato è una funzione che va da S per I, dal prodotto cartesiano stato per input, e fornisce uno stato. No? Quindi matematicamente è la definizione di tipo insiemistico, una funzione. E quindi, in particolare, se il nuovo stato SI vale S', vuol dire, questo rappresenta che se mi trovo graficamente nello stato S, nel cerchietto rappresentato dallo stato S e ho input in I, ci sarà una freccia etichettata I che porta in S'. No? Questo credo sia abbastanza chiaro come formalizzazione matematica. Quindi in questo esempio lo stato successivo, leggendo alla fine del lucido, N2D vale 3, equivale a dire che se io mi trovo nello stato 2, in quella figura dell'automa, e ho input D, poiché vado nello stato 3, perché 3 è la destinazione della freccia che da 2 va in 3, etichettata D. No? Quindi, vedete, è una definizione equivalente matematica. È chiaro che per noi esseri umani la rappresentazione grafica di solito è più intuitiva, però sono assolutamente equivalenti.
Questa è la rappresentazione tabellare che abbiamo visto, che è equivalente a questo, e a questo punto una definizione completa di un automa a stati finiti è dato da una quintupla, cioè abbiamo 5 oggetti da definire, che sono l'insieme degli input, l'insieme degli stati, lo stato iniziale, la funzione che permette di passare da uno, la funzione che dice da uno stato con un input vado in un nuovo stato, e l'insieme degli stati finali. Quindi questa è una definizione matematica di cui ISA maiuscolo sono insiemi, S0 è uno stato singolo appartenente all'insieme S ed N è una funzione. E quindi questo è definito quindi in insieme e sottoinsiemi e funzioni. Bene, chiudiamo adesso la funzione S, ovviamente. Cosa vuol dire? Se io non definisco nel mio grafico, dal punto di vista di chiarezza matematica, in questo grafico qui, quando io non definisco la funzione dallo stato 2 con input A, non definisco, no? Qua in questo esempio, dallo stato 2 con input A non è definito dove vado. Beh, che cosa vuol dire? Che la funzione non è definita completamente, non è una funzione definita per ogni possibile input, no? In matematica c'è una specifica definizione delle funzioni non completamente definite, no? E l'equivalente di, se io faccio la divisione, 1 diviso 0 non è definito. E 1 diviso 0 non è definito, analogamente qui, dallo stato 2 con input A non è definito. Il significato che noi diamo a questo caso è che negli automi la stringa è rifiutata. Gli stati intermedi che abbiamo sono: io parto dallo stato iniziale, di volta in volta leggendo parte dell'input arriverò in un nuovo stato, e questo mi rappresenta quindi sostanzialmente la funzione rappresentata nel riquadro incorniciato. È un po' complicata da vedersi, ma è concettualmente semplice, perché se io vado, mi trovo nello stato iniziale, cioè ad esempio input C1, andrò nello stato NS0C1. È chiaro? NS0C1 è il risultato della funzione cambia stato se mi trovo nello stato S0 e input C1. Quindi NS0C1 che cosa è? È uno stato. E se adesso io ho un secondo input C2, andrò nello stato rappresentato nella terza riga, che è N, tra parentesi, applico la nuova funzione di stato a che cosa? Allo stato in cui mi trovo dopo il primo input, sul secondo input. La parte in giallo rappresenta un singolo stato, quindi vedete, nella terza riga io sto applicando la funzione cambia stato a uno stato che è il risultato di un calcolo precedente a un nuovo input. No? È l'applicazione induttiva, ripetuta della funzione di stato. E a questo punto dovrebbe essere chiaro che ripetendo questo un numero qualunque di volte avrò, se faccio n passi avrò n calcoli di funzioni annidate una dentro l'altra, no? Credo che, e quando accetto uno stato, e questo finiamo e facciamo esercizi, quando alla fine di questo calcolo lo stato calcolato nel riquadro primo è uno stato finale e viene rifiutato invece se lo stato in cui arrivo non è uno stato finale, oppure la funzione a un certo punto non è definita. Bene, qual è il vincolo importante in questo? È che io voglio che la funzione cambio di stato sia tale che se io mi trovo in uno stato e mi trovo con un certo input, vado in un solo stato, non devo andare in due stati, no? Il concetto di funzione ci dice, la funzione, una qualunque funzione ci dice, dato f di x, dato x, calcoli y. Non puoi avere due valori del risultato. No? Vuol dire, la funzione somma di due numeri mi dice, ti do due numeri, calcola la somma dei due numeri. Non è definito, mi dice, la somma è questa o quest'altra. Quindi, questa è una definizione
formale che abbiamo sempre usato in tutti gli esempi, e quindi qui chiudiamo se non ci sono domande. Se ci sono domande, fatele, è il momento giusto. Avrete un'altra occasione, non dico adesso mai più, perché la prossimo lunedì riparleremo di automi e vedremo un'interessante variazione abbastanza complicata concettualmente su cui lavoreremo, e poi faremo esercizi ancora su questa parte. Però adesso facciamo invece un po' di esercizi su espressioni regolari. Se non ci sono domande, passiamo all'esercizio. Adesso facciamo degli esercizi su espressioni regolari con riferimento a Python, no? Quindi per solo su Python. La volta scorsa abbiamo fatto prevalentemente esercizi su espressioni regolari con riferimento alle rappresentazioni linguistiche, ma poco Python. Oggi facciamo solo su Python, dove l'idea è sia per vedere qualche esercizio, saranno espressioni abbastanza semplici, ma anche per dare un'idea dell'arricchimento che è possibile fare nei vostri programmi. Allora, vediamo se riusciamo ad avere una rappresentazione accettabile. Riuscite a leggere? È leggibile o devo... Vediamo se c'è uno zoom. Riuscite a leggere? Perché... Allora, questo... Qua adesso abbiamo in questo, questo programma esemplifica tre espressioni regolari su su Python, e poi c'è un'esecuzione fatta sui Malavoglia, che credo che sia il libro preferito di Santucci, o uno dei libri preferiti di Santucci, e quindi tutti gli esempi sono fatti da questo, insomma. Questo per darvi un'idea poi della velocità anche con cui queste elaborazioni si possono fare, anche diciamo i risultati divertenti che uno può analizzare, o analisi di questo tipo, no? Tanto per dare un'idea, alcune delle elaborazioni, voi avrete forse letto recentemente l'analisi, lo studio fatto per individuare Elena Ferrante, no? Sapete, anche se non avete letto i romanzi di Elena Ferrante, sapete questo caso letterario mondiale, perché ha avuto successo in Italia tantissimo, ma anche in tutto il mondo, ed è una scrittrice completamente anonima, nel senso che nessuno sa chi è. Bene, adesso ci sono una serie di ipotesi fatte su chi è Elena Ferrante, e questo tipo di ipotesi sono state fatte non perché degli investigatori hanno scoperto, voglio dire, o hanno delle spie interne alla casa editrice, hanno fatto, ma l'analisi fatte sono state fatte essenzialmente con analisi dei testi, sostanzialmente varianti sul tema degli esercizi che facciamo adesso noi su espressioni regolari. E qual era l'elemento caratteristico? L'elemento caratteristico pare, non sono io un esperto, che ogni scrittore abbia un suo stile di utilizzare certe parole o certe assonanze, certe sillabe in vicinanza più o meno frequentemente. Quindi in qualche modo l'utilizzo frequente di certe coppie di sillabe e caratterizza uno scrittore più di un altro e permette di distinguere. E allora quello che è stato fatto per individuare Elena Ferrante è un'analisi stilistica proprio del testo, non concettuale. Alcuni dicono è di Napoli perché l'ambientazione è di Napoli. No, non basato su questi indizi, ma basato proprio sullo stile, che è qualcosa che fa parte intrinsecamente dello scrittore, e analizzando questo e confrontandolo con altri testi su cui si sapevano i nomi. E ci sono delle ipotesi che sono state fatte. Ora non dico, non prendo posizione su questo, però per dare un'idea che il tipo di analisi che non facciamo qui, ma è abbastanza simile a quello che è stato fatto, diciamo, in un ambito, diciamo, che poi abbiamo letto sui giornali. Bene, fatta questa premessa, quello che adesso noi facciamo, per il primo esempio è facile, è andare a individuare nei Malavoglia tutte le date che sono state scritte nel formato giorno, mese, dove mese è un nome,
quindi non numerico, ma gennaio, febbraio, marzo, eccetera, hanno come anno riportato in cifra. Questo è un esempio che abbiamo già visto, quindi voglio dire, non è concettualmente complicato come espressione regolare, un esempio che abbiamo visto e studiato in classe bene, però ci serve come primo esempio per vedere come questa espressione regolare noi la possiamo mettere all'interno di un programma Python per trovare. E ad esempio, quindi l'espressione regolare è questa, puntata qui. Allora, l'espressione regolare dove c'è il cursore dice è una data, è data da 09, inizia con 09 che è ripetuto una o due volte, no? Perché 09 ripetuto una volta potremmo avere il 5 gennaio, anche qui c'è un errore che abbiamo discusso, una variante che abbiamo discusso, accetterebbe anche la data 0 gennaio 1880, no? Voglio dire. E poi abbiamo seguito da una stringa o gennaio o febbraio o marzo, eccetera, eccetera, e a questo punto, completandolo, dopo aver scritto il mese, e notate tutti i vari mesi sono separati da barre verticali che rappresentano l'opzione, quindi o novembre o dicembre alla fine, è tutto tra parentesi tonda, quindi c'è una di queste stringhe, finito con quattro cifre che rappresentano l'anno 09-4. Vi ricordo, tra parentesi quadre, 0-9 vuol dire un qualunque carattere da 0 a 9. 4 vuol dire ripetuto 4 volte. Quindi non è il... deve essere ripetuto il 1880, è una data accettabile, 80 non è una data accettabile come anno. E ovviamente poi qui abbiamo tutta la discussione fatta da noi sul fatto di quali date sono accettabili o meno, ma noi poiché assumiamo che Berga abbia scritto in malavoglia scrivendo date corrette, non dobbiamo verificare se ha scritto ad esempio lo 0 gennaio dell'anno 123. No, quindi non ci interessa questo, quindi in questo senso assumiamo corrette. Quindi per semplicità possiamo scrivere qualcosa di questo tipo. Siamo tutti convinti che questa è l'espressione regolare che individua in un testo date scritte correttamente. La discussione fatta da noi in aula è per dire se dobbiamo riconoscere date scritte in maniera errata, ma assumiamo, ripeto, che Giovanni Verga abbia scritto tutte date corrette e quindi possiamo assumere un programma più semplice di questo tipo come espressione regolare. Ci siamo tutti su questa espressione regolare che riconosce? Allora, l'esercizio che voglio vedere, discutere, non è tanto la definizione di espressione regolare, ma come questo possa essere usato in un programma Python. E allora, qual è l'esercizio? È dato un testo, i Malavoglia, e poi lo seguiremo questo programma sui Malavoglia, trovare tutte le date nei Malavoglia scritte in questo formato. Ad esempio 18 febbraio 1881 o 25 marzo 1860. No? È chiaro, tutte date di questo tipo. E allora che cosa facciamo? Abbiamo qua, viene eseguito il programma su due file, allora definita l'espressione regolare. In questa parte di testo io sto definendo testo come apro il file, leggo il file che specifico nel nome e poi e il file e specifico qui UTF-8 perché c'è un problema se non specificassi questo di accenti non accenti, quindi è una tecnicalità che ci serve. Ripeto, questi esercizi sono più che per l'esame, per capire le potenzialità di questo strumento. E leggo quindi questo file. Quindi alla fine, dopo aver eseguito questa istruzione, io ho letto il file di nome file, l'ho letto e ho assegnato questo file a, codificando secondo UTF-8, che quella è il codice che memorizza tutte le lettere con accenti in maniera indipendente, in testo. Analogamente ho un secondo file, file 2, in cui ho messo testo 2. Ci siamo tutti su questo? Quindi io apro i file, che è l'argomento nuovo che state facendo adesso.
A questo punto il RIS, il risultato, assegno l'istruzione successiva, questa, che cosa assegna a RIS? Assegna a RIS RE, che cos'è RE? RE è il modulo regular expression, quindi è l'elaborazione di tutte le funzioni di espressioni regolari, e find iter, vi ricordo che cos'è, è il fatto di cercare ripetutamente in tutta la stringa che adesso abbiamo in testo, tutto in stringa, io sto cercando l'espressione regolare definita precedentemente, la cerco in testo e però uso l'opzione ignore case perché voglio ignorare il fatto se gennaio è stato scritto maiuscolo o minuscolo sulla prima lettera o meno. Quindi, ripeto, in RIS ci sarà tutte le espressioni in testo che verificano espressione regolare che ho definito prima in verde, abbiamo discusso sulla data, assumendo di ignorare se le lettere sono maiuscole o minuscole. Ci siamo tutti? Quindi nell'ignore case ci serve per il fatto se io avessi scritto gennaio con la maiuscola nei malavoglia, non io, Verga avessi scritto gennaio maiuscolo in malavoglia, e avendo io definito qui gennaio minuscolo non avrei avuto la verifica, la ricordo, no? Quindi ignoro se il caso è maiuscolo o minuscolo. Ricordo l'operazione fondamentale find iter, che vuol dire cerca ripetutamente, che concettualmente realizza un ciclo for di andare a cercare tutto quanto ogni volta l'espressione regolare in quel testo. E quindi a questo punto io ho in RIS tutti i risultati e che cosa faccio? Per I assegno a I la variabile, il valore 1, e per M in RIS vado a cercare di stampo I, il valore I, e stamperò due punti e poi M.group. Cosa fa group? Mi rappresenta, mi scansiona tutti gli elementi che io ho messo in RIS uno alla volta. E quindi sostanzialmente stampo uno alla volta tutti questi. Allora, per dare un'idea di questo, eseguiamo il modulo, e questo è troppo, è molto lungo perché poi gli altri sono più lunghi e elaborati, vediamo il risultato quale sarà, è questo. Avrei dovuto non interrompere, non eseguirlo perché ce l'avevo già eseguito, quindi ve lo potevo far vedere direttamente. Ecco, il risultato è 1, in tutti i malavoglia c'è una sola data riportata secondo lo schema che è il 19 gennaio 1881. Quindi riporterò 1, 2 punti e la data che abbiamo trovato. E questo è il risultato di eseguire questo frammento di programma in cui ce ne essendo uno solo ne stampo uno perché in RIS ci sarà un solo elemento che verifica l'espressione regolare. Quindi da un punto di vista operativo, pratico, se voi volete lavorare, uno si deve ricordarsi come fa il find iter e come fa il print di quello. No? Vediamo il secondo esempio un po' più interessante e poi il terzo ve lo lascio. Una seconda espressione regolare è questa. Coppie di parole consecutive che iniziano con la stessa lettera. Quindi io ho ad esempio, cioè, le due parole consecutive allora andiamo sono due parole consecutive che iniziano allo stesso modo. Allora
che fai non è, non verifica questo. Ci siamo tutti, quindi due parole consecutive che iniziano con la stessa lettera. Questa è un po' l'analisi che vi citavo prima, l'analisi dei testi, no? Di ogni scrittore ha un suo stile. Allora, questo è un po' un esercizio più complicato anche dal punto di vista della definizione dell'espressione regolare, perché cosa ci richiede? Ci richiede di, per definire l'espressione regolare, io devo trovare una parola. E che cos'è una parola? Beh, una parola è una sequenza di caratteri alfabetici, e poi voglio che dopo un po' di spazi o eventualmente dei simboli di interpunzioni, virgola, andare a capo, punto, eccetera, io abbia una seconda parola che inizia con la stessa carattere della prima. Giusto? Quindi è un'altra parola, quindi è un'altra sequenza di caratteri alfabetici, però devo essere in grado di codificare che il primo carattere della seconda sia uguale al primo carattere della prima. Quindi come sarà fatto l'algoritmo? Esamino una parola mi va bene, vedo qual è il primo carattere, vedo la parola successiva. Se la parola successiva inizia con lo stesso, me lo devo memorizzare, altrimenti passo alla seconda parola, alla parola successiva, e vedo la parola ancora dopo e via dicendo. Quindi, qual è l'espressione regolare 2 che fa questo? Analizziamola. Qui è più complicato. Allora, il primo pezzo è tra parentesi quadre e l'accento circonflesso dice che inizia con un carattere tra A e Z. No? A, Z inizia così. A questo punto il dopo io ho un carattere alfabetico e poi successivamente io ho una qualunque stringa di caratteri alfabetici A, Z, asterisco. Aspettate, me lo leggo che non leggo bene. Allora, questa parte qui, questo è il punto importante, è questo. Questa parte qui, AZ, tra parentesi tonde, individua in Python il primo gruppo. Vi ricordate, noi quando definiamo espressioni regolari in Python, diamo una semantica, un significato alle parentesi tonde, rappresentano i diversi gruppi che abbiamo. Cosa che nella definizione algebrica non abbiamo. Quindi mi dice questa espressione regolare che inizia con un carattere alfabetico e il primo gruppo è dato da un carattere alfabetico. Ora, questo mi dice che il primo carattere è questo, il primo carattere della prima parola è il primo gruppo. Poi qui è seguito da un qualunque sequenza di caratteri alfabetici e a questo punto posso avere qualcosa, cos'è questa parte? Non AZ, quindi non ho un carattere alfabetico perché è finito, ma potrei avere o degli spazi, delle virgole, dei punti e virgola. Oppure barra n un andato a capo. Quindi complessivamente tra queste parentesi quadri mi sto dicendo l'accento circonflesso dice non c'è quello, dopo la mia parola ci può essere degli spazi, andare a capo, dei punti, delle virgole, qualunque cosa, dei numeri, però qualcosa che non è un carattere alfabetico. Ci siamo? Detto questo, seguito, quindi qua sto definendo sostanzialmente la prima parola seguita da quello che segue prima della seconda parola, e qui sto definendo la seconda parola che, come vedete, è fatta da un 1, questo 1 qua mi dice che l'inizio qui deve essere uguale a questo gruppo qua, cioè questo tra parentesi tonde è il primo gruppo, e quello che sta qui e deve essere uguale a questo.
non uguale in termini che deve essere un carattere a carattere alfabetico tra A e Z, ma deve essere esattamente uguale a quello. Quindi, e poi segue qui una sequenza di caratteri alfabetici. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la seconda parola che mi segue, questi simboli qui, deve iniziare con lo stesso carattere che è rappresentato qui, che è il primo carattere della prima parola. Questo è un esercizio complicato, difficile, però lo vediamo adesso alla fine per dare un'idea delle potenzialità dei Python nell'analisi dei testi. E quindi questo, quando io faccio, definisco questa espressione regolare, quando faccio il find iter dando questa espressione regolare qui nel testo e dicendo ignora il caso, io avrò in RIS che cosa? Tutte le coppie di parole in cui le due parole iniziano con lo stesso carattere alfabetico. Avrò solo le parole ignorando gli spazi che li separano. E quindi in questa esecuzione del programma, ad esempio, possiamo dire che nei Malavoglia la prima coppia di parole che iniziano con la stessa carattere è studio sincero. Poi si sta. E la, perché lo stampiamo? Vedete, ricomincia dal numero 1 perché è il secondo esercizio. E vedete che questo studio, questo numero 1, 2 punti, 2, 2 punti, eccetera, corrisponde a questa istruzione di stampa che dice stampa i, 2 punti, l'iesimo gruppo che sto iterando. Quindi il M in RIS è l'iteratore col for in cui vado a esaminare tutti i possibili risultati. Finiamo un minuto uno e poi mettiamo a disposizione questo nel discutere il terzo esercizio, il terzo esempio dell'espressione. Poi c'è la sequenza di tre parole consecutive che iniziano con la stessa sequenza, ma questo è facile, no? Perché ripetere quello visto prima per una terza volta. Oppure questo, un minuto per vedere tutte le parole che iniziano e finiscono con la stessa lettera. Allora, la parte simile abbiamo anche qui un RIS, find iter, espressione regolare questo, testo in not case. Come è fatta l'espressione regolare? Beh, io devo avere che il primo carattere deve essere uguale all'ultimo e quindi abbiamo qui il... All'inizio abbiamo qualcosa che non è A e Z, sulla prima A e Z deve essere uguale all'ultima A e Z, no? Cioè, sono abbastanza alto da poterlo fare, questa parte qui mi dice accento circonflesso AZ, mi dice tutto quello che non è AZ, quindi gli spazi, le virgole, eccetera. Questo mi dice tra parentesi tonde è il primo gruppo di un carattere alfabetico, è un singolo carattere alfabetico tra A e Z. Seguito da che cosa? Da una sequenza di caratteri alfabetici, quindi alto, la prima A è questa, LTO è questo, ma che finisce alla fine, dopo una sequenza di caratteri alfabetici, asterisco qualunque cosa, deve essere finire con il primo carattere detto qua e poi continuare dopo con qualcosa che non è un carattere alfabetico. Quando è che termina una parola in un testo scritto? Quando è che l'ultimo carattere di un testo scritto? Perché il carattere successivo è uno spazio, una virgola, un punto. Giusto? E quindi questo mi dice che il carattere successivo all'ultimo carattere alfabetico non è uno carattere alfabetico e non è un ritorno a capo. Quindi questo mi dice che questo 1 deve essere l'ultimo carattere alfabetico. E questo 1, l'ultimo carattere alfabetico, deve essere uguale a questo. E quindi nell'esecuzione dell'esercizio del programma abbiamo visto qui, allora le parole che compaiono nei Malavoglia in cui il primo carattere uguale all'ultimo è irrequietudini, allora, non, ancora, eccetera, eccetera. Ok?
Allora, qual è la morale di questi esercizi? Che cosa dovete portare a casa? Due insegnamenti. Primo, imparare a usare Find Iter e la stampa dei risultati di una ricerca di un'espressione regolare. La parte più complicata, che nella definizione di espressione regolare, vi serve per capire la potenzialità di espressione. Noi negli esercizi d'esame non vi daremo esercizi così complicati, ma vi potremmo chiedere di darvi un frammento di programma parzialmente scritto che dovete completare con un'istruzione. Quindi in questo senso una facilitazione da scrivere l'ultimo pezzetto mancante del programma. Quindi lo schema di ricerca dovete saperlo fare e conoscere espressioni regolari. Bene, grazie.